Che cosa si aspetta la Chiesa da me? Cosa posso fare per dare il mio contributo perché la Chiesa sia capace di intraprendere nuove vie per annunciare alle donne e agli uomini di oggi che Gesù Cristo è la risposta alle attese più profonde del cuore umano? Sono alcune delle domande che risuonano fortemente nel cuore ritornando dal 5° Convegno Ecclesiale Nazionale. I 5 giorni intensi vissuti a Firenze non ci hanno dato risposte preconfezionate, non ci hanno consegnato piani pastorali da calare in maniera indifferenziata nelle nostre comunità ecclesiali. Firenze ci ha provocati, ha suscitato nuove domande in noi delegati e in tutta la Chiesa italiana. Da Firenze riparte una Chiesa italiana inquieta, come ci ha esortati Papa Francesco. Una Chiesa in uscita, che è fedele a Cristo, va incontro alle donne e agli uomini del nostro tempo, nelle molteplici realtà umane in cui essi vivono. Una Chiesa che vuole costruire piazze e ospedali da campo per guarire e salvare un'umanità ferita, assetata di senso, di verità, di amore, di giustizia. La parola d'ordine è concretezza, vita vissuta, poche sacrestie, tanti incontri e tanti dialoghi con chi è lontano. Il nuovo umanesimo dei partecipanti a Firenze è rappresentato dai volti stessi, dalle mani che raccontano servizio e silenzio, dai minuti e dalle ore volontarie che ogni giorno ornano di bello e di aiuto il vuoto delle città metropolitane e delle province lontane. Ma quali sono state le attese dei più dei 2200 delegati? La cosa che mi aspetto è un bel momento di condivisione, di confronto, e mi auguro che questo convegno possa attuare quel rinnovamento iniziato col concilio e che possiamo veramente riversare, diciamo, nelle nostre realtà locali, nelle parrocchie, questo rinnovamento. Ma mi aspetto momenti di dialogo, di confronto anche aperti sulle situazioni della diocesi, di come si vive oggi, insomma, nel mondo cattolico italiano, quindi avere una sorta di percezione della vita ecclesiale attuale. La possibilità di fare una straordinaria esperienza di chiesa, di contribuire a testimoniare la bellezza dell'essere chiesa con uno spirito nuovo. In particolare quello che mi ha colpito è la grande corresponsabilità e la grande compartecipazione di tutti i delegati, secondo quello stile sinodale indicato da Papa Francesco. Mi aspetto comunque qualcosa di nuovo, di positivo da questo convegno. Ma fare un'esperienza di ecclesialità soprattutto, questo incontrarsi è sempre un segno più bello di essere chiesa. Ho molte aspettative, sicuramente tanta gioia per l'incontro con il Papa e soprattutto un grande stimolo per aiutare, insomma, questa chiesa in uscita, in cammino, e molte speranze di ritornare nella mia diocesi e riportare, restituire tutto quello che ho condiviso e appreso. Capire come sta cambiando la mia chiesa ed è la cosa più bella. Di niente. Ho notato una maggiore serenità, una maggiore disponibilità, più atteggiamento anche alla concretezza della vita pastorale e anche desiderio e consapevolezza che la Chiesa può camminare migliorando molto, quindi credo che si aprono delle prospettive nuove. Questo convegno alla famiglia può dire molto, perché stiamo cercando e costruendo insieme un nuovo umanesimo, la nuova sfida per il nuovo millennio. Cercare nell'uomo la via di Dio e cercare in Dio la via della piena manifestazione dell'uomo. In Cristo, infatti, noi possiamo vivere la bellezza di essere uomini e donne e di vivere in Dio e per Dio. Ah, molto bello, un'esperienza secondo me, per me, unica. È bellissimo, abbiamo parlato tante cose di fraternità, ho visto qui tutti, tanti vescovi, preti, suore, tanti laici, mi piace molto e collaborare con Chiesa Italiana è una cosa meravigliosa. Dal punto di vista metodologico, la novità più importante è stata rappresentata dai tavoli di lavoro.
piccoli gruppi composti da 10 persone in cui vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici si sono messi in ascolto l'uno dell'altro con quello stile di sinodalità che è innanzitutto un camminare insieme, più volte indicato come orizzonte del convegno. È stato bello vedere allo stesso tavolo persone diverse tra loro per età, provenienza, ruoli, confrontarsi in modo democratico e attento. Tanti giovani, altrettante presenze femminili e vescovi che nei tavoli di lavoro stanno a parlare con i delegati laici nel segno di una corresponsabilità laicale che a Firenze non è solo teoria, ma vita vissuta. A Firenze per vivere una grande esperienza, per vivere un momento che non mi aspettavo fosse così, per vivere la Chiesa. A Firenze per fare esperienza di Chiesa, per vivere la sinodalità di cui ci parla Papa Francesco, per vivere un'esperienza di comunione. A Firenze per poter accogliere, ascoltare, ma anche poter dare un contributo per una Chiesa che possa annunciare il Vangelo in un mondo contemporaneo, annunciando soprattutto il volto di Cristo, no? Il volto di Cristo, speranza di ogni uomo, il volto di Cristo che cambia le storie, cambia anche la vita delle comunità, ma la vita dei territori. Ecco. Sono qui per vivere questa bella esperienza, per sentirmi parte attiva di una Chiesa che possa essere, anche grazie a questo convegno, sempre più viva in Gesù. A Firenze come delegato, sperando di poter con gli altri vivere l'esperienza di una Chiesa nuova. Firenze per vedere la primavera di una Chiesa che mostra dei bei segni di rinnovamento. Sono qui per vivere un'esperienza di comunione con le altre comunità della nostra Italia, sperando di conoscere la loro esperienza e farne tesoro e quindi condividere anche la mia di esperienza con loro. Anch'io qui sono per portare il mio piccolo contributo e principalmente per raccoglierlo e portarlo nella mia città. Per vivere questa esperienza bella di Chiesa, come ci diceva ieri il Monsignor Nosiglia, non è un'esperienza di formazione né di progettazione pastorale, ma di incontro. Quindi insomma quello che ci auguriamo è che possa uscire una Chiesa che è in dialogo, che incontra effettivamente tutti e dalla quale si possa ripartire anche poi nelle comunità parrocchiali. A Firenze per condividere un percorso con la Chiesa di rinnovamento. Sono qui per condividere con tanti altri amici questa bella esperienza di Chiesa e per costruire qualcosa di buono, cominciare a programmare e riflettere sul futuro che verrà della Chiesa italiana e delle Chiese particolari. Una Chiesa che cammina insieme, che guarda avanti, che vuole accogliere la spinta di vivere il Vangelo nella quotidianità con passione e gioia, come Papa Francesco ci ha indicato. Sono qui per fare questa esperienza ecclesiale di comunione, di riflessione condivisa, sperando che ne possa nascere un cammino pastorale comune. Il desiderio è quello di comprendere bene come coniugare una proposta bella di umanesimo della fede e l'esperienza della carità a cui Papa Francesco ci sta chiedendo di entrare. Sono qui a Firenze per vivere innanzitutto questo bel momento di Chiesa italiana, per riflettere su come oggi nel corso della storia, nella nostra Italia, come laici e presbiteri, come Chiesa, quindi insieme possiamo dare un contributo all'uomo del nostro tempo sostanzialmente, a far crescere, a far vivere e a far maturare pienamente le persone nella loro quotidianità. A Firenze per camminare insieme, secondo lo stile della sinodalità che ci ha indicato il Santo Padre. A Firenze per poter cogliere la forza dell'annuncio del Vangelo per l'uomo di questo tempo. Uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Voce del Verbo. Non possiamo permetterci che le cinque vie di Firenze diventino scatole chiuse, destinate solo a mandare in soffitta i cinque ambiti di Verona. Ce lo chiede il nostro tempo, ce lo chiede la vita spesso affaticata delle nostre parrocchie, ce lo ha chiesto in modo chiaro il Papa.
Questa è una stagione in cui la Chiesa italiana è chiamata a fare uno scatto in avanti, cercando vie nuove per giungere ai crocicchi delle strade. Uno slancio che comporta anche un po' di coraggio, per potersi liberare dai timori che non fanno aprire al dialogo fecondo, che riducono le certezze a ponti levatoi e le prassi consolidate a zavorre che impediscono di osare. A Firenze Francesco lo ha detto chiaramente. Le coordinate per orientare il cammino sono state tracciate da tempo nell'Evangelii Gaudium. Si tratta allora di dare corpo alle sue indicazioni chiare e forti, calandole nella specificità della realtà italiana, attraverso l'esercizio di un serio e coraggioso discernimento comunitario. Se sarà stato capace di accelerare e rendere più profondo questo processo, il convegno ecclesiale potrà davvero rappresentare per la Chiesa italiana una tappa importante. Non un inizio, giacché, come ha giustamente sottolineato il cardinale Bagnasco, nelle sue stimolanti conclusioni, non si parte da zero, ma da una Chiesa viva, generosa, ricca di fede e di umanità. Io mi aspetto di avere un rilancio di questa riscoperta dell'umanità nella quale il nostro Signore, per farsi vedere, si è fatto uomo. E non ce lo dobbiamo proprio dimenticare. Mi auguro che il Signore, attraverso la nostra ferita umanità, possa ancora parlare al mondo di amore, di giustizia, di perdono e di misericordia. Sono qui per aiutare, per quello che posso, per ricevere da tutti gli altri una luce sul cammino della Chiesa in Italia, no? Perché possa rilanciarsi nel suo servizio al Vangelo. Un convegno è sempre un convegno, non è che ci si debba aspettare chissà che cosa, però noi abbiamo sempre la speranza che dal nostro convenire, specialmente quando il convenire è, come si dice, sviluppo un metodo sinodale, si possa attraverso il nostro discernimento individuare delle tracce concrete di riforma anche del nostro agire pastorale. Siamo qui per discernere sulla base delle grandi prospettive pastorali che Papa Francesco ci ha dato e anche i nostri relatori, per capire come trasformare anche le nostre parrocchie, la Chiesa in generale, mettendolo in uno stato di missione. È una Chiesa in uscita, una Chiesa che raggiunge le periferie esistenziali, specialmente quelle più gravose oggi, in questa società dell'ipermercato che in qualche modo omologa tutti. Capire quali sono quei gesti concreti che chiamiamo eucaristici, perché devono essere gesti capaci di trasmettere la potenza salvifica di Gesù di Nazareth, quali gesti eucaristici noi possiamo mettere in campo per aiutare la gente, per vivere questo umanesimo della concretezza che è fatto di nuovi rapporti umani, di nuovi legami certamente più caldi, del sapersi riconoscere e del saper camminare insieme verso le grandi vie della giustizia, della prossimità e soprattutto della solidarietà. Oggi veniamo interpellati, pensiamo per esempio a questo fenomeno dell'immigrazione, a riscoprire il DNA del cristiano che è l'accoglienza, un'accoglienza che diventi vicinanza concreta a chi non ce la fa, ai poveri, ai nuovi poveri, purché tutto questo voglia dire annuncio del Vangelo, no? Attraverso un esercizio vero e più incarnato della carità. La Chiesa che siamo chiamati a costruire dopo Firenze è una Chiesa concreta, tesa a superare schemi, campanilismi, protagonismi. Una Chiesa che sappia generare percorsi più percorribili, che abbia il volto del Cristo risorto, del Cristo gioioso che ci chiama a vivere la strada delle beatitudini. Si lascia Firenze guardando per l'ultima volta quella raffigurazione del giudizio universale del Brunelleschi che ammiriamo nella cupola della cattedrale, con al centro l'immagine di Gesù e l'iscrizione Ecce Homo. Ci ricorda che Gesù è l'uomo nuovo a cui guardare per dare concretezza al nuovo umanesimo. È da lui che la Chiesa riparte, sempre a servizio dell'umanità.